Stamattina abbiamo realizzato un obiettivo di importanza fondamentale per il corretto uso del territorio dell'Agro Nocerino Sarnese, approvando il dimensionamento per larga parte dei comuni con il voto unanime di tutti i territori. A breve faremo degli incontri bilaterali con gli altri comuni per definire nella loro complessità i dimensionamenti dei singoli comuni dell'agro Nocerino Sarnese. Stamattina è stato un momento significativo per la consensualità, per la condivisione degli obiettivi di tutto il territorio dell'agro, auspicando di proseguire in questa direzione per dare un segno di discontinuità rispetto al passato, dominato invece da comportamenti sul piano del governo del territorio non sempre rispondenti a rispetto del territorio medesimo. Oggi abbiamo fatto la quarta conferenza d'ambito per l'agro Nocerino Sarnese, in cui si sono discussi i carichi insediativi residenziali, produttivi, terziari e quant'altro, che però non sono slegati dal discorso dello sviluppo del territorio, dai problemi che ci sono sul territorio per quanto riguarda la mobilità, l'inquinamento ambientale, il consumo del suolo agricolo e quant'altro. Quindi praticamente questi discorsi rientrano all'interno di un discorso di copianificazione prevista dalla legge regionale 16 articolo 4 di cooperazione tra enti per la pianificazione e all'interno del PTR, piano territoriale regionale, che prevede le conferenze per lo sviluppo sostenibile. È abbastanza banale, a meno che non ci sono dettagli collegati all'anagrafe edilizia, ma la cosa importante è che bisognerà nel corso della redazione del piano stringere maggiormente l'attenzione tra provincia, regione e comune. Sarno, che è presente, anche se non vedo lì, sta della mano, mi vedo. Sarno ha presentato una computazione che è abbastanza differente dalla computazione a cui perveniamo come ufficio, quindi diciamo si è discosta in maniera considerevole, quindi oggi non riusciremo sicuramente a chiudere il dimensionamento rispetto a Sarno e ci sarà in merito un'attenzione particolare alla luce di quelle che sono state purtroppo i motivi tragedia che hanno portato l'attenzione di tutti. Per Sarno noi anche nel piano provinciale abbiamo individuato un'area che si deve sviluppare più di un'altra, cioè l'area che sta più a valle del comune, costruire più un vestito su misura alle reali possibilità. Ci rendiamo conto che, come ho detto prima, molti comuni stanno iniziando a lavorare adesso, quindi per molti comuni del piano sarà inevitabile verificare che anche la proposta di alloggi fatta trova difficilmente capienza sull'effettiva trasformabilità del territorio. Avete dei territori comunali in cui l'attuazione